Emanuele, sono studente di medicina oggi e ho 23 anni, ormai 23 anni. Il 20 giugno compio 23, quasi 23 siamo. La diagnosi di diabete mi arriva il giorno di Pasqua del 2005. Ora potreste pensare che sfiga, in effetti sì, però bisogna fare un piccolo salto indietro rispetto a questa data che dovrebbe essere il 24 aprile del 2005, ma non vorrei sbagliarmi. In quanto innanzitutto è importante capire che io tuttora, come in quel momento, quel periodo lì, vivevo in una bifamiliare, ovvero da un lato ci sono io e la mia famiglia, dall'altro ci sono i miei zii, quindi i miei cugini, che sono miei coetanei. Io sono del 2000, mio cugino è del 99, per cui riuscivamo spesso a giocare assieme, specie in quell'età in cui noi abbiamo la fortuna di avere una casa con il giardino davanti, per cui riuscivamo spesso a giocare insieme con la palla, piuttosto che girare in bici all'interno del cortile. Ecco, durante quella settimana lì non mi sentivo bene, avevo ripreso a fare pipì a letto, che è una cosa di cui tra l'altro mi vergognavo, anche perché cioè, io sono troppo grande perché faccia queste cose, questi errori, non è normale, perché succede qua su giù, e mi vergognavo anche a dirlo a mia mamma, che ovviamente però se ne rendeva conto perché vedeva il lenzuolo bagnato, e quindi iniziavo a essere spossato, pallido, bevevo tantissima acqua. Mia mamma poi ha riferito anche al medico di aver trovato il vatra appiccicoso in quanto c'erano le urine con lo zucchero, in quanto la glicemia molto alta. Poi la diagnosi, mi portano dal pediatra, il pediatra dice: "Può essere una sindrome influenzale, sarà stanco, il cambio di stagione, come detto era a Pasqua, per cui la primavera può essere." E quindi mi dice, cioè, proprio dice a mia mamma, dagli acqua con zucchero. Fatto sta che mia mamma mi dà acqua con zucchero, però le cose non migliorano. Il problema è che queste cose continuano a tirarsi avanti, va avanti ancora qualche giorno. Mia mamma dice: "Insomma, no, non sta bene, vorrei chiamare il pronto soccorso." Ho un aneddoto riguardante, sia mentre chiamo il pronto soccorso, cioè mentre andiamo al pronto soccorso, sia mentre questo periodo in cui io ero spossato e non riuscivo a fare niente. Ricordo di essere sul divano dopo pranzo a guardare il nulla, e mio cugino, che suona il campanello, mi viene a chiamare, mette la testa dentro casa e dice: "Emanuele non c'è." Mi fa: "Guarda, non sta bene, non se la sente." E io della serie: "Vorrei andare a giocare ma non posso." Questa era un po' l'idea. Quindi dico: "Vabbè, guarirò, passerà, no?" Nel mentre, dopo un po', mia mamma si decide a chiamare il pronto soccorso, fortunatamente che l'ha chiamato, e quindi viene l'ambulanza, mi caricano, mi portano in ospedale. Sono andato prima all'ospedale di Borgo Trento, perché è di Verona, poi a quello di Borgo Roma, e dove provano a farmi varie analisi e i sensori non vanno. Provano diversi glucometri e dice sempre errore. Anche io loro dico: "Sarà errore perché sarà troppo bassa," perché poi sapete, o meglio, chi segue questo canale, comunque chi ha il diabete o ha parenti diabetici, si è reso conto che i sintomi sono molto simili tra glicemia alta e glicemia bassa. Esempio banale: glicemia bassa sudi tantissimo, per cui dopo devi reintegrare i liquidi. Glicemia alta hai la gola secca, quindi bevi tanti liquidi. Per esempio stupido e banale, che può magari semplificare tutto ciò. Il diabete tipo 2 può diventare diabete tipo 1? No, il diabete tipo 2 non può diventare diabete tipo 1, sono proprio cose diverse, ma ne parlo dopo appena finisco di raccontare questa storiella. Praticamente mi portano in ospedale, mi provano diversi glucometri, dico: "Avrà la glicemia bassa?" E mi dice: "No, è impossibile, perché anche il pediatra mi ha detto che aveva la glicemia bassa, gli ho dato acqua e zucchero, non migliora, continua a stare peggio." Fatto sta che cambiano il sensore, però cambiano il glucometro, fino ad arrivare alla diagnosi di diabete tipo 1 con un valore di 1422. Ora, è un valore molto alto, lo so, trovate i video sul canale in cui vi mostro proprio il referto dell'ospedale, per cui sì, in effetti è molto alto, per cui mi ricovero, faccio una settimana ricoverato con le flebo, dopodiché comincia appunto questo viaggio col diabete. E si passa dal io che cerco di scappare nel reparto perché non volevo che l'infermiera mi facesse le iniezioni, quelle classiche che bisognava fare nel 2005. Non c'è nemmeno l'idea di pensare a mettere il microinfusore, ci cioè è venuto solo qualche anno dopo. Si è passato subito alle penne, anche perché per passare il microinfusore serve comunque ci sia una certa conoscenza malattia, banalmente per fare la conta dei carboidrati, e non è una cosa che gli disegni così al volo una famiglia che è appena stata sconvolta per la diagnosi. Per cui, scusate, io mi ricordo che scappavo dall'infermiera per cercare di evitare di fare le insuline. Comunque, fatto sta, inizio a fare sempre queste esperienze, provo sempre di più a
ad abituarmi a vivere con il diabete. All'età di 8 anni mia mamma mi sprona ad andare a questo campo scuola che veniva organizzato da quello che era l'AGD insieme al reparto di ospedaliero di Borgo Roma. L'AGD era l'Associazione Giovani di Diabete. Mia mamma dice: dai, vai, così impari. E sostanzialmente c'erano dei medici, degli infermieri e ti insegnavano a fare le insuline e quindi a gestire la glicemia, per cui più o meno all'età di 8 anni. Poi ho imparato a misurare la glicemia con il dito, fare le insuline, fare le punture. E quindi ovviamente la gestione della terapia ovviamente in quel momento lì era seguita mia mamma, ma io in caso sarei stato in grado di gestirmi le glicemie. Leggo i vostri commenti a serie come ho fatto con a 600 e già. Il problema è che ero un bambino, per cui fai fatica da bambino anche a spiegare le sensazioni. Già un ragazzo di 10-12 anni magari è più semplice, per me invece era proprio complesso, non sapevo come comportarmi, cosa dire, mi sentivo solo stanco, fai anche fatica a descrivere i sintomi. Oggi fortunatamente per me è molto più facile, so cosa devo fare, so come comportarmi, so a grandi linee se ho un certo tipo di sintomo, che è glicemia bassa o se è glicemia alta. Ovviamente la misuro la glicemia, non è che vado a occhio, però tendenzialmente so organizzarmi meglio rispetto a quello che era una volta allora. Dopo la diagnosi, comunque, mia mamma gli viene raccontato, insomma, gli viene detto ai medici che è importante un'alimentazione corretta, ma anche lo sport fisico e quindi attività fisica. Per cui sono sempre stato spronato a tutti i tipi di sport, ho fatto calcio, karate, nuoto, cos'altro ho fatto? Atletica, ho fatto. Poi a scuola ho provato i vari baseball, basket, pallavolo e vari, fino a che in seconda media mi innamoro, non si sa come, del ciclismo, tuttora me lo chiedo, ma è possibile. E quindi per me esiste solo quella roba lì. Io inizio a fare sempre le mie garette, faccio qualche risultatino, tanto che poi nel 2016 riesco a diventare campione italiano in questa specialità che si chiama cronometro a squadre. Sostanzialmente, per farla breve, si parte da un punto A e si arriva a un punto B, vince la squadra che ci mette meno tempo a percorrere. Battiamo la seconda squadra per tipo 2 secondi, per cui facciamo 2 secondi meno della squadra che precedentemente aveva il miglior tempo. E quindi riusciamo ad aggiudicarci il campione italiano. E questo era nel 2016, per cui comunque sono già passati diversi anni con la scuola. Nel mentre io ho fatto le mie varie esperienze, penso ad esempio alle gite in cui all'inizio veniva mia mamma perché le maestre non si fidavano a farsi fare in modo che io facessi le punture da solo, piuttosto che loro farle a me non ne volevano assolutamente sapere, in parte lo capisco. Mentre già alle medie facevo tutto in mia autonomia, non avevo nessun tipo di problema. Per cui continuo a fare le mie esperienze, poi nel 2016 comincio a fare anche i vari tiri con le squadre, per cui stavo via 2 o 3 giorni a fare allenamento, si mangiava con la squadra in hotel e quindi ovviamente dovevo essere autonomo. Nel 2016 scopro anche l'esistenza di una squadra che si chiama Team Novo Nordisk, come suggerisce il nome, Novo Nordisk è la famosa azienda diabetica produttrice di insuline, una delle 3 aziende produttrici di insuline, perché al mondo sì sono 3 ed è il motivo per cui i prezzi sono tanto alti. E quindi ci sono questi problemi riguardanti ad esempio gli Stati Uniti, dove una fiala di insulina può arrivare a costare dagli 80 ai 200 dollari e quindi ci sono persone che non possono fare l'insulina per via del costo eccessivo perché non sempre l'assicurazione sanitaria, copre le spese. Comunque io mi informo su questa squadra, rendo conto che è una squadra di ciclismo professionistico ad alto livello e scopro che stanno comunque fanno degli stage per cercare e scovare, mettiamola così, nuovi talenti. Mi candido sostanzialmente perché è aperto a ragazzi di tutto il mondo, tanto è vero che c'erano uzbekistani, thailandesi, francesi, polacchi, gente veramente da tutto il mondo e mi imbarco per l'aereo, vado, faccio questo stage di circa una settimana. Che si svolgeva ad Atlanta, negli Stati Uniti, che è lo stato della Georgia, per chi interessasse, 10 ore di volo aereo, di una voglia di spararsi. Ed ecco, per cui arrivo là, faccio il mio stage, mi fanno i test, le prove, dicono sì, dai, vieni con noi l'anno prossimo, mi dico no, sostanzialmente, e fa molto ridere, detta così, perché non si è mai visto un ragazzino che rifiuta una squadra professionista, però è successo, perché dicono no, sentite, io devo finire la scuola, ci sentiamo più avanti. Quindi faccio altri 2 anni in Italia, nel mentre faccio perdere alla squadra successiva in cui sono nel 2017 il campionato italiano, per colpa mia, per colpa della glicemia.
perché all'arrivo avevo qualcosa come 340 e quindi ovviamente non sono riuscito a performare, di conseguenza sempre la cronometro squadra siamo, per cui la mia squadra poi perde, abbiamo perso per circa 8 secondi, quelli che hanno vinto hanno barato, quelli che sono arrivati secondi sono arrivati con un secondo in meno di noi, per cui in realtà se l'abbiamo persa è per colpa mia e lo so e sono conscio di questo, e c'è tra l'altro trovato un video sul canale che parla di questa cosa qui, per cui comunque faccio le mie gare, faccio le mie esperienze, faccio qualche risultatino e nel 2018 rifaccio lo stage perché nel frattempo mi richiamano a farlo. Questa volta rifaccio lo stage, rifaccio i test, vado ancora bene per quelli che sono i loro parametri, perché interessasse un test di watt incrementale. Incrementali significa che parti da un valore di 200 watt, watt è l'unità di misura della potenza con cui che riesce a erogare un motore, in questo caso i tuoi muscoli delle gambe, fino ad aumentare, fino ad arrivare al tuo massimale, e in questo modo viene calcolato quanta potenza riesce a esprimere. Quindi rispetto ai loro compagni di squadra io ho il test migliore, mi prendono a fine dell'anno e quindi faccio parte di questa squadra professionistica. Che è il motivo per cui io in molti video dico ho fatto il professionista per il team Novo Nordisk e così via. In realtà poi ci sono diversi gradi di professionismo senza addentrarci che magari non vi interessa nemmeno. Faccio appunto il professionista. Ma per la maggior parte del tempo, ovvero i primi 6 mesi, da gennaio a giugno, fine giugno, rimango in Italia, non mi sposto negli Stati Uniti perché era il mio quinto anno di superiori, per cui io dico, arrivato qui, le possibilità erano o andavo a studiare nel consolato italiano o finivo la scuola qua e quindi da fronte a queste due ipotesi dico, finisco la scuola qua, il ciclismo può aspettare. Anche perché poi nel frattempo c'era stata un po' una disillusione di quello che è il ciclismo, perché vedi cose che non sempre sono piacevoli, non sempre sono proprio correttissime. Cioè, mi era capitato di vedere un ragazzo che si faceva in vena in una gara che aveva 18 anni, questo. Mi è capitato di vedere gente che prende le pastiglie perché non riesce a dormire. Mi sono capitate cose molto particolari. Cioè, mi è capitato di vedere ragazzi che prendevano più pastiglie di un ottantenne. Allora ho detto no, che per realtà erano tutti integratori roba naturale, però sì, ok. Gente che modificava in modo un po' artificioso i propri dati, ad esempio, per non essere considerato doping, l'ematocrito non deve superare i 45. Quindi fino a 44,9 è valido, per cui se tu hai 42 ti fai una bella trasfusione, lo porti a 44,8 e nessuno ti può dire niente, e ovviamente vai più forte, però la pratica è doping, per cui c'erano queste cose qua già a livello giovanile, oppure, non so, il fatto che improvvisamente diventano tutti asmatici. Così tu ti prendi un po' di Ventolin e vai più forte. Per cui ho detto, questa cosa non fa per me, a me non piace questo mondo. Ne ho fatto un passo indietro, dico, guarda, dico al mio allenatore, guarda, non fa per me, non me la sento, non voglio andare avanti su questo piano e così via. Per cui faccio un passo indietro, però fermi anche il rinnovo di contratto che rifiuto di nuovo, fa molto ridere questa cosa. E siamo più o meno a settembre 2019, sono troppo in ritardo per fare il test d'ingresso a medicina e quindi mi iscrivo a Scienze Motorie. Scienze Motorie qua a Verona, che comunque è un'ottima facoltà, è tra le migliori 5 d'Italia come facoltà di Scienze Motorie. Inizio a fare materie come ad esempio anatomia, qualcosina di fisiologia, biochimica e mi rendo conto che mi piacciono molto queste materie e sono quelle su cui tra virgolette si basa un po' la medicina, cioè, tutti sappiamo che di medicina anatomia è un esame molto importante, ma in realtà lo è anche biochimica e anche fisiologia, fisiologia anche molto di più. E per cui ecco, non ho detto, sta spiegando se è diabetico o sordo. No, sono diabetico, ma non ho capito il senso del commento. Comunque vado avanti. E per cui finisco questo percorso di un anno e poi arrivo a iscrivermi, anzi, scusate, finisco questo percorso a giugno. Il problema è che a marzo ci chiudono tutti per il Covid. Da lì io mi chiudo in casa anch'io, nel vero senso della parola, e inizio a studiare fino al test d'ingresso in medicina, quindi da marzo a settembre. Dopodiché arrivo, quindi faccio il test, lo passo e mi iscrivo all'Università di Brescia, che tuttora frequento, e sto finendo adesso il terzo anno, cioè sono finite le lezioni del terzo anno, adesso sto iniziando la sessione estiva che comincerà tra circa una settimana. E questo è più o meno come siamo arrivati fino a qui. Ora, se ci fossero dubbi, domande, perplessità su questa parte, fatemeli adesso così rispondo tutto in blocco ora.